Ciao belli, oggi vi consiglio dei regali per San Valentino per la vostra lei o lui o comunque ragazzu, come dicono su TikTok. Principalmente vi consiglierò prodotti di Amazon, però ovviamente c'è se li trovate in un negozietto della vostra città o magari su altri siti, buon per voi. Però come riferimento ho preso quello perché è più comodo per tutti. Come primo prodotto vi parlo di questo qui, che è fighissimo. Cioè praticamente voi potete inserire la vostra foto, esempio io l'ho regalato ad Ettore, e ho fatto ovviamente un collage di due foto di quando siamo conosciuti, quindi proprio i primi tempi, e ad oggi come siamo diventati, come siamo cresciuti. Comunque altrimenti inserite una foto e basta, che forse è più comodo, e c'è la vostra foto. Poi dopo qua sotto c'è il titolo della canzone, l'artista, e poi è una canzone di Spotify, quindi loro vi metteranno il codice di Spotify. Ed è molto bella perché questa qui vi fa le luci, cioè qualsiasi luce vogliate, quindi c'è proprio un telecomando se non sbaglio, blu, bianca, verde, quella che volete. E è anche bella da vedere perché alla fine c'è la vostra foto con la vostra canzone, poi c'è un ripiano lì in plastica color bianco. Ovviamente io prima di comprarlo ho visto anche le recensioni. Il prodotto è grande tipo come una mano, perché sono 10x10x20 cm, comunque penso così, poi una roba del genere, poi così, cioè comunque grande come una mano più o meno. Pesa 500 grammi, ho visto le recensioni, secondo me è molto bello, cioè proprio fa un sacco di luci, e se non sbaglio però c'è da mettere le batterie e poi collegarlo anche alla presa. E quindi niente, sono molto contenta anche perché è un regalo che secondo me è molto bello da fare. Ci tengo a precisare che per personalizzarlo è molto facile, nel senso che non dovete contattare il venditore. Praticamente quando lo aggiungete al carrello vi appare, dovete personalizzare il prodotto, c'è proprio l'opzione di personalizzarlo. Niente, dovete inserire la foto che loro ve la consigliano in orizzontale, comunque appena la, come dire, appena la caricate, e vi farà vedere un'anteprima di come sarà. Infatti io ho, cioè avendo fatto un collage, comunque è più in verticale che in orizzontale, però alla fine mi va bene così, cioè. Però ecco, voi se volete fate un'unica foto ben orizzontale e centrale, così vi si vede anche meglio come aspetto. Poi dovete scrivere voi il titolo della canzone, quindi dovete essere molto precisi nel scrivere il titolo e anche l'autore. E basta, dopo, esempio se non sbaglio, in questo qui potete anche inserire una dedica. È molto bella come cosa, io ho messo tipo una frase, mi è piaciuta molto. Ed è molto bella come cosa, secondo me c'è anche una cosa innovativa, non so come dire, perché non è solo la vostra foto e Spotify, c'è anche una vostra dedica che rimarrà sempre lì, quindi secondo me è molto bello come regalo. Come prezzo, boh, 26 euro, è un po', ma neanche troppo poco, cioè, secondo me è giusto, anche perché ho visto tutti gli altri regali e comunque i prezzi sono più o meno quelli. Poi comunque è una cosa personalizzata, bella, mi piace, innovativa, c'è una cosa anche originale, quindi ne vale la pena secondo me. Il prossimo regalo è questo qui, che è la rosa di Bella la Bestia, ed è rinchiusa in questa teca di vetro se non sbaglio, e ha queste lucine intorno. Secondo me è molto bello come regalino. Poi dopo, se magari il film ha un significato per voi, comunque l'avete visto con la vostra fidanzata o fidanzato, e insomma secondo me è ancora più bello il gesto. Poi nel senso, è bello da tenere nel comodino, nella scrivania, nel, cioè secondo me è sempre bello. Poi è anche, come dico sempre, originale. E quindi il prezzo è di 22,99 euro. Poi prossimo è questo qui, che è una specie di cuscinetto, un cuscino, e niente, caricate la vostra foto, potete metterci anche il testo come volete. 10 euro, secondo me è un regalo bello, cioè ragazzi io ve lo giuro che se mio ragazzo mi facesse questo regalo sarei felice. Perché, cioè, nel letto avete sempre la sua faccia, comunque le vostre facce belle, innamorate, che magari vi baciate, non lo so, magari fa tipo, io ragazzi vi consiglio un collage, tipo io farei un collage di 5 foto e secondo me bellissimo, no, ne farei no, di 4.
prossimo prodotto vi consiglio un qualsiasi portachiavi personalizzato, per esempio io l'ho visto anche con una specie di Polaroid, quelle vecchie che andavano, non so come si chiamano, voi l'aprite e sono tutte le vostre foto, tipo 6-7 vostre foto, bella come idea, però per esempio io non, cioè mio ragazzo non usa portachiavi, non gli piacciono, comunque non li usa, quindi per me è uno spreco di soldi. Però per esempio se voi avete, non so, ragazzo o la ragazza che ha preso la macchina o comunque c'ha le chiavi di casa, insomma sapete che andrà a utilizzarlo, ve lo consiglio. Sono tanti prezzi, da 10 euro anche a meno, magari anche 15 euro, però è una cosa fatta più particolare. Il prossimo regalo è questo qui, che è una specie di quadrato 3D di cristallo, più o meno. E niente, ci sono questi due cuori che rappresentano voi due, dovete inserire il vostro nome con una frase sotto. Secondo me è molto bello perché esempio io ce l'ho, però tipo è dei miei ed è dei segni zodiacali, tipo c'è il toro, e devi giurare, raga, a parte che è pesante, poi è proprio bello, proprio come definizione è fatto veramente bene, però secondo me è bello sempre da tenere comunque nel comodino e scrivania, insomma dove volete, e costa 22,49 euro. Ho visto le recensioni e sono molto buone. Ecco, per esempio c'è anche di questo pupazzetto, cioè di questo orsetto con scritto ti amo i cuoricini, e boh, secondo me è una cosa molto anche lì carina, simpatica, e non so, vedete voi. Prossimo regalo è questo infinito in legno, fatto in legno, dove c'è scritto love, dovete mettere il vostro nome, quella della vostra ragazza o ragazzo, e la vostra data. Secondo me è un regalo molto carino, però allora è fatto in legno e niente, si appende al muro, magari dove c'è il letto, dove c'è comunque lo specchio, come volete voi, e ha batterie, quindi tipo c'è un filo con questa specie di batteria. Ho letto un po' le recensioni e dicono che è un pochino fragile e dovete stare attenti nell'appenderlo perché comunque la batteria dicono che pesa. Comunque secondo me è molto carina come idea, poi dopo il legno può essere anche di vari colori, ho letto, come regalo secondo me è originale, poi dipende anche dalla stanza che ha la vostra ragazza o ragazzo, cioè se può mettere queste cose in camera, se riesce, perché se no gli fate una cosa molto più semplice che riesce a mettere nel comodino, nella scrivania. Comunque io vi lascio sempre il link qua giù così potete vedere meglio tutto quanto. E tipo questa qui dell'infinito love ha 20 euro e ha tipo 2000 recensioni e ha 4,5 di stelle. Secondo me come prezzo ci sta. Anzi, unico gioiello che vi consiglio, così tanto per, è questo cuoricino di Lego che io l'ho preso tempo fa per il nostro mese, non mi ricordo che mese era sinceramente, e niente, praticamente è una specie di collana, fate, cioè questo cuore si spezza e tu tieni un pezzo, lei tiene l'altro pezzo e quando li unite formano un cuore di Lego, quindi è una cosa un po', può essere stupidina, però secondo me è bella come sorpresina, una cosa molto semplice e può essere bello come regalo. Anzi, altro gioiello che vi consiglio, diciamo, è questa specie di, cioè nel kit vi mandano questa rosa che se non sbaglio potete scegliere se è vera o finta, potete anche farla il colore blu, verde, giallo, qualsiasi colore vogliate, e praticamente dopo lo aprite e c'è questa specie di collana che se non sbaglio deve riflettere della luce, cioè dovete tipo mettere una torcia e nel muro vi appare la scritta ti amo in tutte le lingue. Secondo me anche questo qui è un regalo carino, cioè nel senso non è una cosa, è una cosa originale, semplice, che secondo me può fare anche effetto, cioè nel senso può piacere molto all'altra persona. E come prezzo, ad esempio qua ci sono vari tipi di prezzi, dipende dalla rosa che volete, perché qua c'è rosso, blu, rosa, viola, comunque va dai 23 ai 26 euro più o meno. Tipo per esempio un'altra cosa che mi è venuta in mente sul momento, ve lo giuro, è questa specie di collanina dove c'è questo girasole, comunque abbastanza grande penso, una roba del genere, che dopo si apre a metà e c'è scritto you are my sunshine, tipo sei il mio sole, comunque roba del genere, e secondo me è molto bello,
cioè poi dipende se la vostra ragazza o ragazzo ha tipo un significato quel fiore, sarebbe ancora più bello come regalo, però è bello perché alla fine cioè è fatto bene come collanina. E mi raccomando, fate un bel regalo, una bella sorpresa alla vostra persona chiamata.